Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati, bentrovati, ben arrivati, dipende insomma da quella che è la vostra situazione personale. Io sono sempre stato qua, non mi sono mosso. Postazione ormai la conosci, è quella postazione che serve per mostrarti qualche aggeggio. Abbiamo cambiato posto, proprio location, perché di là il frinire delle cicale è invivibile, quindi non mi avresti probabilmente neanche sentito. Quindi ci siamo messi qua, all'ombra di questa bella quercia, ombra più o meno. Allora, oggi ti voglio parlare di quello che è, a tutti gli effetti, l'anello mancante per quello che sarà l'impianto elettrico del VM90. Come tu sai, perché l'ho detto magari già in altri video, in diverse occasioni, l'impianto del VM90 sarà realizzato attorno a questo bel tatamozio qui, che ormai conosci bene, è la Bluetti AC200 Max. Ho già realizzato un video l'anno scorso, te lo lascio qua sopra da qualche parte che non mi ricordo mai da che lato è, te lo vai a guardare, ti spiego tutto per filo e per segno della C200 Max. E se ti ricordi bene, ti avevo parlato anche della possibilità di espandere la C200 Max. Ed è proprio quello di cui ti voglio parlare oggi. Prima di passare però al prodotto vero e proprio che ti voglio raccontare, ti voglio presentare, ti voglio dire quale sarà l'utilizzo che ne faremo, voglio spendere due parole su AC200 Max. Magari qualcuno di voi lo sa, noi siamo stati l'inverno scorso 4 mesi a lavorare in Francia, inverno, al freddo. Il primo mese lo abbiamo passato in sosta libera ed era il mese con le giornate più fredde e corte dell'anno. È stata veramente dura, però devo dire che avere dietro, visto che ce la siamo portata, questa power station qua atomica, i pannelli solari e anche l'altra power station, le B70 sempre di Bluetti, ci ha dato una grande, grandissima mano. Questa qui in particolare, ragazzi, una volta che carica c'ha un sacco di capacità. Noi la usavamo principalmente per i telefoni, per il computer, ci abbiamo fatto non so quante ricariche. Di giorno ci attaccavamo i pannelli solari, per quel pochissimo sole che c'era qualcosa faceva, ma era più un problema di meteo che non dei pannelli solari o della power station. Non ci ha mai lasciato a piedi, sempre funzionato perfettamente, quindi siamo sempre più convinti che questa sia la soluzione giusta per noi, vada bene per noi, per le nostre esigenze, per le nostre capacità. Siamo sempre più convinti che questa sia la soluzione giusta per fare l'impianto elettrico del VM90. Però, con questo aggeggio che ti vado a mostrare oggi, l'impianto elettrico raddoppia. Te lo prendo. Oh. Questo è il bolide nuovo. Questo è l'anello mancante. Questo è Bluetti B230. B230. Non ti fare ingannare perché la vedi piccolina, intanto pesa uno sproposito, saranno una trentina di chili. Questa, per fartela breve, è una AC200 Max in miniatura. Gli mancano delle funzionalità, gli mancano delle cose, ma quello in cui sono esattamente gemelle è la capacità. 2048 wattora AC200 Max, 2048 wattora B230. Questa è l'espansione di questa. Come puoi vedere, la B230 è la metà esatta di AC200 Max, perché AC200 Max, volendo, ne supporta due di queste qui. Quindi tu metti questa da un lato, una e l'altra impilate, le metti una accanto all'altro e sei a posto. 2048 wattora, facendo un calcolo un po' empirico perché non è proprio esatto, equivalgono a 12 volt a una batteria più o meno tra i 150 e i 170 ampere ciascuna. Quindi vuol dire che insieme è come avere un impianto a litio ferro fosfato, perché la tecnologia all'interno di queste power station è litio ferro fosfato. Vuol dire avere un totale di 300/340 ampere ora. Non lo so, dimmi tu, buttale via. La grande differenza che ti balza all'occhio subito sicuramente è quella del display, che qui c'è e qui non c'è niente. Quello che c'è è questo qui, da lì probabilmente non lo vedi. Qui ci sono 5 leddini accanto al tasto di accensione che ti dicono quanta carica è rimasta: 20%, 40%, 60%, 80%, 100%. Però noterai da queste porte qui
che non c'è tutta la parte inverter. Quindi questa qui da sola, tu volendo te la puoi anche comprare da sola, non capisco bene a che pro, perché mi sembrerebbe una scelta un po' bizzarra, ma se tu vuoi te la puoi comprare anche da sola e usarla come power station, forse più che come power station, come un grande power bank, perché poi alla fine non hai la parte di inverter, non hai uscite a 220, quello che hai è uscita, diciamo presa accendisigari 10 ampere, sempre a 12 volt, un'uscita USB A, sai le USB quelle classiche, no? Da 18 watt, e un'uscita USB-C da 100 watt. Questa qua soprattutto è una figata, perché ci attacchi il cavo del tuo bel MacBook Pro, del tuo, non lo so, del tuo laptop, senza l'alimentatore, quindi solo il cavo, e questo 100 watt te lo ricarica in un lampo, è una bomba. Allora, poi tu vedi che ci sono altre due porte, questo è l'input per la ricarica da 220 volt, questo qui invece è per la connessione in parallelo con AC200 Max, ma adesso ci arriviamo. Prima ti devo dire due cose importanti. B230 viene fornito senza, bada bene, senza il caricabatterie trasformatore da 220 volt, lo puoi comprare a parte come accessorio. Ecco perché ti dicevo è una scelta un po' bizzarra se te lo vuoi comprare da solo, perché non è nata per quello. Se vuoi comprare una power station è meglio orientarsi su una come questa, su AC200 Max, AC200P, AC180 che è appena uscita, AC300. Questa qui da sola non ha moltissimo senso, nessuno te lo vieta, però vedi tu. Non ha, inoltre, tra le porte qui, non ha l'ingresso per la ricarica da fotovoltaico. Hai un modo per ricaricarlo da fotovoltaico, che è quella di usare un adattatore che si chiama D50S, sempre di Bluetti, che trasforma, o meglio non trasforma niente, in verità ti permette di usare i pannelli fotovoltaici e farli entrare nell'ingresso della 220 volt. Se ci vuoi collegare i pannelli solari, sappi che puoi collegarci fino a 500 watt di fotovoltaico. Come ti ho detto, devi usare l'adattatore D50S. La differenza con AC200 Max è che qui puoi arrivare fino a 900 watt di solare. Però fai attenzione, perché se li colleghi in parallelo, ok? Qui ci colleghi 900 watt di solare. Qui tramite il D50S, questo trasformatore, questo accessorio, ci colleghi 500 watt di solare. Loro vanno in parallelo e tu hai un sistema che comunque prende, sole permettendo, tutti e 1400 watt totali del fotovoltaico. Poi se li gestisce da solo, adesso ti spiego perché. Perché? Arrivo. Perché Bluetti ti dà questo con la B230, raga, questo qua a parte pesa, cioè è grosso da paura, guarda che roba. Questo qui è il cavo atomico, lo chiamo io, per collegare la B230, che Bluetti chiama estensione, è espandibile, ok? Un'espansione alla AC200 Max, con i suoi bei connettori atomici, dotati anche di lock, ok? Di funzione di blocco di sicurezza, così non si staccano da soli per le vibrazioni o perché li prendi dentro, non si staccano. Adesso facciamo un test e ti faccio vedere la questione collegamento in parallelo. Prima ti voglio dare due dritte che ho letto anch'io su internet, perché volevo anch'io capire delle cose, perché avevo dei dubbi, domande che tra l'altro mi avete posto, anche alcuni di voi mi hanno posto sotto il video della C200 Max, quando ho accennato alla possibilità dell'espansione. Una delle domande più frequenti era: ma nel momento in cui io vado a ricaricare AC200 Max con la sua espansione collegata, ricarico tutte e due? Sì, ricarichi tutte e due, sia che tu la stia ricaricando con la 220 volt, sia che la stai ricaricando col solare, sia che lo fai insieme, perché ricordati che AC200 Max accetta contemporaneamente la carica da solare e la carica da 220 volt. Tu, come vuoi tu, ricarichi questa e questa si ricarica in simultanea. Per di più è una ricarica bilanciata. Queste due batterie, perché poi alla fine sono due batterie, diventano una batteria sola, fanno un parallelo, esattamente come quando tu lo fai nel camper con le tue belle batterie AGM, al litio ferrofosfato, al piombo, all'uranio impoverito, all'uranio arricchito, quello che ti piace di più a te. Le metti in parallelo e cosa succede? Succede che la tensione resta uguale, aumenta la capacità, ed è la stessa cosa che fanno queste due. Quindi, quello importante, potresti trovarti nella situazione in cui quello che ti dico non è vero, non accade, tu metti questa in ricarica e
questa non si ricarica. Non è un bug. Per effettuare la ricarica simultanea, le due power station, le due batterie devono essere allo stesso livello di carica nel momento in cui le colleghi. Altrimenti i BMS che ci sono dentro dicono: queste due batterie non sono pari, come faccio a caricarle allo stesso modo? Ok, quindi è una forma, se vogliamo, di protezione. Il mio consiglio banalissimo: le attacchi alla 220 tutte e due, prima una poi l'altra, vedi tu, le ricarichi al 100% e poi le colleghi, ed è esattamente quello che ho fatto io. E adesso ti mostro. Sul fianco di AC200 Max hai due ingressi per le espansioni, ci puoi collegare due B230 oppure due B300, che sono un altro modello ma fondamentalmente la stessa cosa, solo con una capacità maggiore. In verità ci puoi collegare anche una B230 e una B300, vedi tu. Per me non ha molto senso mettere in parallelo delle espansioni che non hanno la stessa identica capacità di questa, quindi il mio consiglio è: se hai AC200 Max prendi una o due B230, se hai AC300 prendi due o una B300. Questo è il mio consiglio. Ci andiamo a schiaffare, facciamo lo sblocchiamo, lo infiliamo qui. Non ti puoi sbagliare, eh? C'ha la sua sagoma. Lo spingi bene fino in fondo, deve fare click. Ok. E poi lo andiamo a bloccare. Ok. Facciamo la stessa cosa con questa. Raga, questo cavo è pazzesco, eh? Non è un giocattolo, raga. Schiaffiamo dentro anche questo fino in fondo e poi lock. Andiamo ad accendere AC200 Max. Giro perché non vedo. 100% tu non lo vedi, ma ti devi fidare di me. Accendiamo anche questa. Allora, nel momento in cui l'ho accesa, per un istante lei è crollata al 50%, il tempo che i due BMS, no, la centralina, si sono parlati, ed è tornata al 100%. Adesso, tu adesso da lì non lo vedi, col telefono ti faccio vedere. C'è un po' di controluce, ma spero tu riesca a vedere. Allora, se io clicco sulla percentuale, oh, le vedi qui che ci sono due batterie indicate? La 1 è sempre l'unità principale, la 2 è l'espansione, la 3, che in questo caso non ce l'abbiamo, sarebbe l'eventuale altra espansione. 100 e 100. Buono, basta. Non devi fare altro. Sei già in bolla con il tuo impianto. Avevi un impianto da 2048 wattore, adesso ne hai uno da 4096 wattora. Tanta roba, soprattutto su un veicolo ricreazionale, insomma, soprattutto su un veicolo come il nostro, che comunque sarà un aggeggio piccolino. Poi dell'impianto elettrico ne parliamo più approfonditamente quando andremo a installare, eccetera eccetera. Però considera questo: 4096 wattora totali di capacità delle batterie, 900 watt di pannelli solari che arriveranno a questo sistema qui. Secondo me siamo a cavallo. Oltre a questo andremo ad aggiungere separatamente le B70, sempre di Blue Yeti, anche quella ti lascio il video qua, non mi ricordo mai dov'è. Andremo a mettere in camper, nel VM90, in cellula, anche quella power station lì, con il suo pannello solare da 100 watt dedicato solo a lei. Quindi noi praticamente, è sì vero che non fanno cumulo perché quelle sono separate, comunque nel mezzo ci ritroviamo con una capacità di praticamente 4800 watt ora e 1 kilowatt, 1000 watt di fotovoltaico. Raga, su 5 metri di mezzo, sinceramente, di più non potevo fare, ecco. Quindi secondo me è un'ottima cosa. Ovviamente per tutti i sistemi Blue Yeti hai anche l'app sul cellulare, Bluetooth. Andiamo qua col Bluetooth, lui mi vede la C200, non ho voglia di aggiornarla, clicco sulla mia C200 ed eccola qua, 100%. Vado su battery information, eccole qui, pack 1, pack 2, pack 3 ovviamente non c'è. Parallelo, lo vedi che mi dice in parallelo e mi dà il simbolino? Sì, sono in parallelo, alla grande. In questo caso, nella schermata che stai vedendo adesso, vedi gli interruttori per DC, ok, lo accendiamo, e AC, ok, lo accendiamo. In questo caso tu stai controllando le uscite, le porte, quindi a corrente alternata e a corrente continua, di AC200 Max. Non puoi controllare la parte delle uscite a 12 volt di B230 dall'app. Però ti dico una cosa:
Questa qui la devi usare veramente solamente come una batteria extra, secondo me, poi tu fai come vuoi, cioè la colleghi, li metti in parallelo e questa qui, tra virgolette, te la dimentichi. Tutto quello che devi collegare, ti conviene collegarlo qui. L'unica necessità che potresti avere è che hai finito le porte. Hai collegato talmente tanta roba che hai finito le porte, allora ti devi collegare qui per forza. Però santo cielo, vuol dire che ci hai attaccato di tutto di più. Anche perché, importantissimo, e poi ripeto, ne andremo a parlare anche di questo, AC200 Max ha questa porta qui, con questo connettore qui, che è un connettore proprietario, immagino, di Bluetti, per il quale bisogna comprare un cavo apposta, che comprerò, costa 20 euro, che è un'uscita a 12 volt da 30 ampere. Raga, 30 ampere a 12 volt, ma cosa ci devi attaccare? Considera che questa porta qui, che poi fondamentalmente ha un connettore da cui parte un rosso e un nero, un più o meno, questa è la porta che useremo per portare la 12 volt in giro per il camper. Questa. Noi usciamo da qui, andiamo alla fusibiliera e dalla fusibiliera andiamo a tutti i punti luce, corrente, eccetera. Non sto a spiegarti nel dettaglio adesso perché ovviamente si tratta di un'altra questione. Quando andremo a installare l'impianto elettrico, tra 6, 7, 8 anni, te lo mostrerò. Però oggi mi premeva raccontarti di B230, la nostra collaborazione con Bluetti continua, noi siamo felicissimi di questo prodotto, di questi prodotti, e siamo sicurissimi che sia la scelta giusta per fare l'impianto elettrico del VM90 del nostro camper. Quindi io francamente non vedo l'ora di montarli. L'unico dubbio che ho è dove posizionarli, ma adesso me la studio. Allora, se hai delle domande, se hai delle perplessità, dei dubbi, per quanto è in mia conoscenza, spero di poterti rispondere. Se mi lasci una domanda nei commenti, se lo so, ben volentieri, se no mi informo e provo a dirti. Riassumendo, questa è un'espansione che raddoppia la capacità di AC200 Max. In questo caso Bluetti ti fornisce questo cavo atomico, le ricarichi tutte e due al 100%, le connetti da spente, accendi una, accendi l'altra, la tua AC200 Max raddoppia. Questo è, raga, io non vedo l'ora di montarle, spero presto. Questo è quello che ti volevo raccontare, spero di averti spiegato in maniera magari un po' da profano, ma comprensibile come sempre, e grazie per aver guardato il video e ci vediamo la prossima volta. Bella!